Noi non possiamo rassegnarci a questa cultura del piagnisteo per cui il domani è diventato una minaccia. Domani è una grande opportunità. Lancia messaggi di speranza da Morra De Santis il Premier Matteo Renzi. Arriva in notevole ritardo alla EMA, l'ultima tappa di una giornata intensa, in tutta la realtà d'eccellenza del comparto industriale del paese. Come accade ormai settimanalmente, ci vede come governo in un tour in Italia, nelle aziende, nelle scuole, nei luoghi dell'associazionismo del nostro paese. Vorrebbero rinchiuderci nel palazzo. Immaginano che se qualcuno c'è fuori a contestare noi ci prendiamo paura. Ma noi dobbiamo rimettere in moto l'Italia. Vi immaginate se abbiamo paura di qualcuno che contesta? È determinato il Presidente del Consiglio e le sue tappe nelle aziende non sono certo visite di cortesia. Ma siamo convinti che questa sia la grande sfida che abbiamo di fronte. La grande sfida sia riuscire a rimettere in moto il paese partendo però da una constatazione che o riusciamo a recuperare una dimensione di bellezza, impegno, tenacia e positività nel Mezzogiorno o l'Italia non ripartirà mai. Non esiste una questione meridionale, esiste una questione italiana oggi. Per entrare nello specifico del suo ragionamento, scomoda Francesco De Santis, che ha omaggiato nella sua visita in Alterpini. Sono certo che non possa mancare un pensiero per questa comunità e per gli illustri personaggi a cui ha dato i natali. Innanzitutto lo dico all'ambasciatore inglese, noi qui, questo paese, questa realtà non si chiama più Morra Irpina, si chiama Mora De Sanctis perché c'è stato un grande personaggio, Francesco De Sanctis, che non è stato soltanto ministro della pubblica istruzione, ma è stato soprattutto, non è stato un grande personaggio, scrittore, ma è stato probabilmente il più grande studioso della letteratura italiana. Quando De Sanctis aveva iniziato in quell'anno o due che ha fatto il ministro, non è che al sud c'era un problema di industrializzazione. La capacità industriale del sud in quegli anni era superiore a quella del nord. Era un sud che era in grado, un mezzogiorno che era in grado di competere. Nel corso di questo secolo e mezzo di storia unitaria abbiamo scritto tante pagine importanti e abbiamo perso qualche occasione. Oggi il quadro dell'Italia vede un paese che in una parte del nord, non tutto il nord, ma una parte del nord, presenta dei tassi di crescita che sono superiori a quelli di tutti gli altri paesi europei e c'è una parte del Mezzogiorno che arranca. Il Premier non ci sta però a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Quando affrontiamo il tema del Mezzogiorno, elenchiamo soltanto i problemi, che vorrei essere chiaro, ci sono. Sono tanti, sono numerosi, li conosciamo. Sono i problemi che attanagliano le coscienze e l'impegno di ciascuno di noi e che devono essere prioritari nell'agenda politica. Nessuno può immaginare di far finta che questi problemi non esistano. No, questi problemi ci sono, sono forti, sono profondi, vanno dal gap infrastrutturale fino naturalmente all'esigenza di una lotta senza quartiere, alla criminalità di vario tipo. Ma questo è il punto. C'è un mezzogiorno che è molto più forte delle paure che una certa storiografia, una certa lettura politica continui a presentarci. C'è un mezzogiorno che funziona. C'è un mezzogiorno che ha voglia di non rassegnarsi.